Calandrini, ha chiesto di parlare la senatrice Casolati, ne ha facoltà. Grazie Presidente. DDL Zan, questo sconosciuto. Credo sia stato l'argomento più dibattuto ultimamente in TV e in ogni dove, ma pochi, pochissimi si sono presi la briga di leggerlo. Voglio portare all'attenzione di quest'Aula un aspetto che al momento nessuno ha ancora sottolineato. Che ricaduta avrà sul mondo imprenditoriale? Più si analizza nel dettaglio il DDL Zan e più insidie nascoste emergono. Ce n'è per tutti, anche per le partite IVA, ovvero i lavoratori autonomi del mondo dell'impresa, della professione, dell'artigianato, del commercio e via elencando. L'articolo 8 prevede espressamente che l'ente governativo denominato Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, noto come UNAR, elabori con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l'individuazione di misure relative all'educazione e all'istruzione, al lavoro, alla sicurezza anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione ai media. Per capire di cosa si tratti in concreto, basta considerare che nel 2013 lo stesso UNAR ha già elaborato una strategia nazionale proprio nei quattro ambiti indicati dal DDL Zan che sono stati definiti assi: educazione e istruzione, lavoro, sicurezza e carcere, comunicazione e media. Vediamo quindi cosa prevede il secondo asse di quella strategia a cui il DDL Zan vorrebbe dar valore legale tramite l'articolo 8, ossia quello del lavoro privato, costituito da piccoli, medi e grandi imprenditori, da professionisti, artigiani, commercianti e partite IVA in generale. Il documento dell'UNAR pone l'accento sull'importanza delle pratiche di diversity management che favorisce l'attivazione dei talenti e incrementa la produttività aziendale sul cosiddetto business inclusivo. Seguiranno sicuramente corsi di informazione per sensibilizzare i datori di lavoro, le figure dirigenziali, i lavoratori, le lavoratrici, le associazioni di categoria sulle tematiche LGBT, nonché la creazione di network LGBT all'interno delle aziende e istituzione a livello di alta dirigenza del ruolo di mentore LGBT. Non potrà mancare poi la solita opera rieducatrice e allora ecco corsi di sensibilizzazione e formazione per i dipendenti e per tutti i livelli di management che aiutano a costruire programmi di mentoring e a migliorare i propri percorsi professionali, iniziative specifiche di formazione professionale per transessuali e transgender, pubblicazioni informative rivolte ai datori di lavoro. E si capisce molto bene come dietro questa strategia si nasconde in maniera neanche troppo velata il business dei consulenti aziendali, dei formatori professionali, dei certificatori di tutta quella pletora di soggetti disposti, previo profumato compenso, a spiegare come imprenditori e professionisti dovranno mettersi in regola con le disposizioni dettate dall'UNAR. Un po' come quello che è successo in passato con la legge 626 sulla sicurezza sul lavoro, con la normativa sulla privacy. Ma davvero pensate che imprenditori, professionisti, artigiani, commercianti e lavoratori autonomi di vario tipo non abbiano nulla da dire su quest'ulteriore fardello burocratico che verrebbe loro addossato nel caso passasse definitivamente il DDL Zan così com'è? Come al solito, la ricaduta sul popolo che vive nel mondo reale poco o nulla interessa al legislatore, preoccupato più che altro solo di piantare la bandierina ideologica, noncurante di fastidi, costi e incombenze che potrebbe provocare ad aziende, soprattutto medio-piccole, già provate dalla pandemia. Resta sempre più chiaro, dal mio punto di vista, il vero obiettivo di questa proposta di legge, che non ha nulla a che vedere con la tutela penale di omosessuali e transessuali. Tre sono le vere ragioni dello Zan. Uno, indottrinare non solo la scuola, ma l'intera società. Due, imbavagliare chi osa dissentire rispetto al pensiero unico gay friendly. Tre, mettere in piedi un business milionario. Insomma, tre ottime ragioni queste per dire no a questo sciagurato liberticida disegno di legge. Grazie. Grazie, senatrice Casolati.